Angelo Bonelli, lei da un paio di giorni a Siracusa, oggi conferenza stampa su argomenti scottanti come quelli delle armi chimiche e come quelli dei pozzi inquinati. Durante appunto questi suoi 2 giorni, cosa ha constatato? Ma innanzitutto vorrei parlare della situazione ambientale di Siracusa, che voglio dire trovo inaccettabile. Misuro le parole perché quello che è accaduto e accade in questa città, in questa provincia, non ha precedenti in Italia. Penso che ci troviamo in una situazione veramente che è fuori dalla legge. Quali sono i punti che ovviamente noi sottoponiamo e sottoporremo all'attenzione degli organi dello Stato preposti al controllo di uno Stato che qui assolutamente non è presente? Punto primo, i cittadini di Siracusa non sono nella condizione di poter sapere, attraverso quello che la legge prevede, quali sono i livelli di inquinamento, perché non c'è nessuna pubblicizzazione dei dati nei siti dell'ARPA Qualità Sicilia, dell'aria in questo qualità momento. dell'aria e altro. Questo è un fatto di una gravità inaudita che non accade in nessuna parte d'Italia, ma purtroppo accade qua. E allora qualcuno dovrà pagare conto di questa diciamo inadempienza, un'inadempienza di legge, perché ci troviamo in un'area di uno dei poli petrolchimici più grandi d'Italia, e i cittadini hanno diritto di sapere qual è il livello di qualità dell'aria e quali sono le conseguenze sulla salute. Questo è un fatto su cui qualcuno deve rispondere. Prendo atto che c'è stato un cambiamento nei vertici dell'autorità giudiziaria, e quindi c'è stato un cambiamento importante. Abbiamo fiducia quindi nei nuovi vertici dell'autorità giudiziaria, però non possiamo pensare e chiudere gli occhi rispetto a quello che è accaduto in un passato recente. Ecco perché io invierò a nome come Presidente dei Verdi un esposto al Consiglio Superiore della Magistratura, affinché apra un'inchiesta sul comportamento della magistratura in questa città rispetto al controllo dell'inquinamento in rapporto ovviamente ai livelli della salute. Non è più ammissibile che una persona in futuro si possa ammalare di tumore in questa città. Si devono controllare, i controlli devono essere fatti e deve essere avviato i processi di risanamento, perché, e questa è una cosa che chiederemo al Ministero dell'Ambiente, qual è il danno ambientale che si è determinato in questa città? A Rovigo l'ISPRA ha calcolato in 3,6 miliardi di euro. Ecco, io penso che noi ci troviamo in una situazione che è 5-6 volte peggiore rispetto a quella di Rovigo.